Entro 2-3 mesi verranno smontati i tanto odiati all'Aquila binari della metropolitana di superficie mai realizzata dalla giunta comunale di centrodestra guidata dall'allora sindaco Biagio Tempesta. Binari che ormai sorgono su strade colabrodo, piene di buche, che sono stati negli anni causa di svariati incidenti a macchine e ciclisti. È ufficiale perché il comune con una determina ha già affidato l'incarico per la direzione lavori a una professionista esterna che affiancherà il RUP per il rifacimento della pavimentazione stradale in via della Comunità Europea, via Leonardo da Vinci e via Miternum, con una previsione di spesa di circa 660.000 euro. Sulle tre vie prima saranno tolti i binari, poi si procederà con il nuovo asfalto. Questa è una storia che in realtà va avanti da anni. Del progetto mai realizzato rimangono i fastidiosi binari, alcuni fili e un capannone a pettino. In un primo momento si è ipotizzato di coprirli con una speciale resina, ma evidentemente poi si è deciso di fare diversamente. Lavori che si potranno fare grazie alla rimodulazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e ai 660.000 euro, annunciato l'assessore al patrimonio Vito Colonna, se ne aggiungeranno altri 300.000. Una notizia accolta con gioia da commercianti e residenti della zona che attendevano da anni questo intervento. Da anni aspettavamo questa cosa, ne siamo molto contenti, speriamo che questo avvenga al più presto. Guarda, sicuramente quando piove qualche problema c'è, insomma, le buche, giustamente il manto stradale è quello che è. Un problema potrebbe essere l'alta velocità, quella sì, purtroppo c'è, nonostante le strisce pedonali fatte ultimamente, nell'ultimo anno, però purtroppo l'alta velocità è quella che è. Comunque aspettiamo cose, notizie, cose favorevoli da parte delle amministrazioni, ne siamo molto fiduciosi. I binari erano stati già tolti su Viale Corrado IV, quindi per ora resteranno solo quelli nella zona dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Di quel progetto è ovvio non se ne farà più nulla, ma l'amministrazione non ha mai abbandonato definitivamente l'idea di una metro in città, seppur di diverso tipo, una sorta di metrobus di autobus per collegare l'ospedale con il terminal di Colle Maggio, evitando il passaggio in centro. Per questo progetto il Comune attende dal Ministero 6,5 milioni di euro, che è il residuo del finanziamento che era stato concesso per la metro.